Allora, buonasera a tutti, io sono il dottor Max che come al solito vi parla dalla Tania. Oggi sono a casa e ho una bellissima notizia per fortuna, spero di non parlare troppo presto, sono riuscito a sistemare il problema internet. C'è stata, come sempre accade in questi casi, no? Una combinazione di diverse cose. Il telefono mio è un po' vecchiotto, però aveva sempre funzionato bene. E un danno che aveva fatto l'acqua circa un mese fa ad una torre, è un ripetitore qui vicino, che però sarebbe il mio, no? E quando sono andati poi a fare la riparazione, hanno puntato l'antenna in una direzione leggermente diversa e quindi io non ricevo più il segnale. Quindi, dopo un mese almeno, o anche di più, di battaglia con la Vodacom, compagnia, perché a smuoverli non è stato assolutamente facile. Sono venuti, un ragazzo piuttosto in gamba è venuto, si è messo a disposizione, siamo andati insieme a vedere questo benedetto ripetitore, mi ha detto secondo lui quello che doveva essere fatto. È ritornato il giorno dopo e devo dire con estrema meraviglia c'è stata la combinazione della riparazione o la correzione che ho fatto loro all'antenna. E io sono riuscito a installare il nuovo telefono immediatamente, è partito tutto. Quindi meglio così. E quindi diciamo che il problema principale che ho avuto ultimamente è stato risolto. Quindi riiniziamo gli interventi. Ci avrei anche tante cose da dire. Stasera facciamo magari una chiacchieratina di una 45-50 minuti. Vi dico delle cose, insomma, anche di cose generali. Non occorre parlare sempre soltanto, lo sapete, a me piace spaziare a 360 gradi quando si fanno interventi. Quindi, anche se avete delle domande che magari per lì non c'entrano tanto, fatele pure, insomma, non c'è nessuna. So che sono chiacchierate di salotto che facciamo, perché siamo sempre in quattro gatti, no? Va benissimo, come si dice, pochi ma buoni. E quindi non ci sono assolutamente problemi. Potete interrompere quando volete. E va bene così. Allora, iniziamo dicendo: c'è qualcuno che ha delle domande da fare? Renata, prima mi hai fatto una domanda, no? Magari me la ripeti in diretta, così poi dopo ti do la risposta un po' più completa. Sì, allora io come tutti ho sentito questa notizia che l'OMS ha fatto questo decreto o legge, non si capisce bene perché le notizie sono tante, a volte anche discordanti una con l'altra, e sembra che voglia istituire un passaporto mondiale, una specie di Green Pass a livello mondiale, per quanto riguarda tutta la popolazione, i movimenti di tutta la popolazione, oppure solo con l'Europa, non so, non ho capito bene, chiedo informazioni in merito. Allora, vediamo di fare una spiegazione in sintesi, ma anche, diciamo, più accurata possibile. Dunque, io ho parlato di questo benedetto passaporto vaccinale, SEO e certificazione QR, tutte queste cose qui. Se voi vi andate a vedere gli interventi che io all'epoca ho chiamato Piano B, vieni via con me, una serie di sei video e altri tre chiacchierata tra amici, fatti con l'amico Baldo. Io queste cose qui le ho dette ormai quasi 3 anni fa, ma non perché io ci abbia la sfera di cristallo, ma perché vivendo in America erano già nell'aria da tempo. Poi io le ho anche pubblicate nel capitolo 9 della trilogia e quindi sono lì. Allora, questa notizia, così come è stata data, è falsa. Mi dispiace dire queste cose qui perché io ho una grande stima per Blondet, giornalista, che seguo da tempo e ritengo comunque, lo ritengo ancora uno dei migliori giornalisti italiani, però ogni tanto, siccome anche lui c'ha da vendere e c'ha da fare hits, c'ha da fare e mette insieme dei titoli ad 8 colonne e poi e spesso cade nel ridicolo. Queste notizie poi vengono copiate da altri siti, si rimbalza una cosa e quell'altra, quindi anche a me mi è arrivata questa notizia, no?
E io lì per lì ho detto, allora ho letto male. Perché vi dico che ho letto male? Perché qui davanti a me io ho il link in inglese della 76esima assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con tutti gli aggiornamenti fino all'ultimo giorno. E io me lo sono letto un po' velocemente quello che hanno concluso domenica, ma tra le conclusioni di domenica non c'è quasi nessuna menzione di questa notizia qui. Quindi questa notizia, così come data, è falsa. È stata data, è falsa. Però allo stesso tempo è vera, perché se ne parla già da tempo e prima o poi lo faranno. Ho fatto un intervento quando era 2 mesi fa, parlando della presidente, no? Della signora che è lei che sta portando avanti proprio questo progetto qui. Ve lo potete andare a risentire, queste cose ve le ho dette di nuovo 2 mesi fa. Questo progetto di passaporto vaccinale doveva partire nel marzo-aprile di quest'anno, però come vedete adesso sono tutti un po' lì, diciamo, in attesa, non sono ancora andati avanti, ufficialmente non hanno annunciato niente, fanno magari ogni tanto, ecco, degli interventi così, ma molto generici perché non sono ancora pronti. Non sono pronti da un lato perché si trovano di fronte a degli ostacoli tecnici e organizzativi non indifferenti, e dall'altro perché litigano e soprattutto devono mettere d'accordo a livello di Organizzazione Mondiale Sanità tutti gli stati, e voi capite bene che è uno sforzo quasi impossibile da fare, perché poi anche gli stati piccoli o anche alcuni stati che magari non contano niente e si devono allineare anche loro. E quindi quelli che non si vogliono allineare, cosa li facciamo? Si bombardano? Gli si fa un colpo di Stato? Si ammazza il presidente? Cioè, sono veramente abbastanza incasinati, secondo me. E questa è la cosa che ho detto da tempo, cioè il fatto che a un certo punto anche loro, perché poi ci sono diversi schieramenti, no? Diversi, c'è l'Est, c'è l'Ovest, c'è la Cina, c'è, capite? C'è il Sud America. Ognuno poi vuole portare acqua al proprio mulino, quindi non vogliono scendere, nessuno vuole cedere niente, e quando si tratterà di spartirsi veramente la torta, è lì che potrebbero avere dei problemi. Ecco, secondo me loro non hanno considerato questo aspetto. Va bene? Allora, hanno poi messo insieme l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Comunità Europea, che non c'entra assolutamente niente, perché un discorso è il progetto che porta avanti della Comunità Europea, un progetto indipendente che non c'entra nulla, e un discorso è quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per esempio, esiste, non lo sapete, ve lo dico io, un'organizzazione che si chiama Tales in Jordan, che è colossale, di cui non ha mai parlato nessuno, ed è un'organizzazione che è stata messa insieme, vi ripeto, se voi visitate il sito è una cosa incredibile, che è stata messa insieme, hanno fatto consorzio in cui hanno probabilmente selezionato tutta una serie di nazioni, ogni nazione ha fornito i propri consulenti e stanno lavorando per mettere insieme anche loro, dare il loro contributo per mettere insieme tutta questa digitalizzazione che come, insomma, come si può immaginare, coinvolgerà tutti gli aspetti della vita, no? No, quindi un'enorme quantità di lavoro. Quindi Renata, chi mi ascolta, ho fatto un'ulteriore ricerca, no? Perché mi metto sempre lì, ora finalmente internet mi funziona e oggi mi sono sbizzarrito tutto il giorno. E vi leggo due cosettine che ho trovato al volo, sulle quali poi magari anche voi potete fare le vostre considerazioni. Allora, la prima io mi sono chiesto, ma per ottenere questo benedetto passaporto vaccinale, no? Questo porto vaccinale, quali sono i requisiti che richiedono? I requisiti non si trovano, non riuscivano a trovarli, proprio perché fino adesso ancora non hanno deciso niente. Per esempio, potrebbero dire, per ottenere il passaporto vaccinale occorre la vaccinazione anti-Covid. Oppure, potrebbero dire, per ottenere il passaporto vaccinale in questo momento non occorre nessuna vaccinazione, serve il passaporto, la carta d'identità, la valutazione biometrica, tutte queste cose qui, e quindi sono lì
che non hanno ancora bene, bene le idee chiare. Perché queste cose, i requisiti, quando si lavora su un progetto così, dovrebbero essere chiari dall'inizio, a mio avviso. Non si possono decidere all'ultimo momento. E proprio perché queste situazioni di difficoltà vanno avanti e indietro e non si sono ancora messi d'accordo. Allora, io da Google ho scaricato dove posso ottenere il certificato UE. Queste sono cose che trovate su Google e io ho tradotto al volo così, dall'inglese. Dice: puoi ottenere un certificato COVID digitale dall'UE gratuito nel paese della UE in cui se sia stata effettuata la vaccinazione. Quindi, come vedete, è subordinata alla vaccinazione. Questo lo dice Google, eh? La vaccinazione di richiamo o il test o dice la vaccinazione di richiamo. Non devi essere cittadino di quel paese per poterla ottenere. Quindi, in un certo senso, qua Google conferma quella che è la mia teoria, e cioè che loro danno per scontato che per ottenere il certificato vaccinale devi avere il QR, che poi in pratica è il rilascio del QR. Se non hai la certificazione, quindi non hai QR, che fai? Boh, non lo so. Si inventeranno qualche cosa loro, perché per loro sarai un cittadino di seconda classe. Poi, andando avanti nella ricerca, ho ricercato QR e anche sul QR non sono riuscito a ottenere bene quello. Ci sono vari tipi di QR, no? Credo che siano quattro principali. E vi leggo adesso, vi leggo queste 10-12 righe, no? Poi vi faccio una domanda. Ho letto su un sito come ottenere i codici di attivazione, come ottenere i codici di attivazione o il codice QR per attivare l'applicazione mobile, in questo caso che viene chiamata Consent ID, perché in America Identification Document, no? Si dice, quindi in genere si chiama ID. C'è anche l'ID, no? Poi lo chiameranno ID, quello che viene appunto digitale, si chiama ED, in inglese si dice EID. Allora, per generare tu stesso i codici di attivazione, il codice QR per l'attivazione dell'applicazione mobile, registrandoti online, se disponi un certificato elettronico qualificato, dice praticamente lo puoi fare da solo. Le istruzioni sono disponibili in questo link. Se hai registrato un account con un nome, un utente e una password e non hai o non hai affatto un account, registrati, ti puoi registrare qui. L'emissione dei codici di attivazione e la registrazione possono essere effettuate anche presso uno degli sportelli della certificazione, dell'autorità. L'elenco dei contatori di cui è possibile ottenere i codici di attivazione o codici QR per l'applicazione modulo, vedere qui. La mappa di tutte le località può essere vista qui, eccetera, eccetera. Ora vi faccio una domanda. Una domanda anche curiosa, no? Allora, siamo 1, 2, 3, 4, 5, siete in 5 collegati. Quindi vi do 5 possibilità, si fa come divertimento, 5 possibilità per indovinare da dove ho trovato questa informazione sul QR, in quale nazione. L'unica che ho trovato in rete. Per Renato, bene, dimmi un nome. Renato, ah, partiamo da te. Dimmi un nome. Meglusa. Questa informazione l'ha avuta No, Meglusa. risposta no. Erika, prego. Veloce, via, sta una cosa veloce. Italia. No, Franco. Mi senti, Franco? Franco ha problemi di linea. Carla, puoi dire una nazione per piacere? Russia. Bravo. Bravo. Che cosa vuol dire, Carla, questa cosa qui? Dimmi, me la puoi analizzare un po' dal punto di vista generale, così? Indovinato, Carla, brava. Cioè, io cioè, seguendo un po' le cose, come si muove la Russia, ho pensato che fossero loro perché stanno sono quelli fra tutte le nazioni che stanno cercando di divulgare notizie vere fra le tante fake che vengono messe in circolazione. E quindi ho dato per certo che fossero loro gli unici a dare questa informazione al Allora, momento. Non hanno in niente da questo perdere al momento, anzi, hanno bisogno di più sì. Allora, credibilità. sono d'accordo con te nell'analisi che fai, però io vedo anche a questa cosa da una prospettiva diversa, no?
E che è questa? Ora ve lo spiego. Per molti Putin è il buono, no? Putin è il buono, quello che è quello che combatte il sistema, è quello che per i sostenitori del nazifascismo voleva fare Hitler, no? Fare piazza pulita dei cattivi, no? Ora, però purtroppo, anche in questo caso, invece, si deve osservare che quello che sta facendo la Russia è esattamente in linea con quello che fanno i cattivi. Cioè, tutta la digitalizzazione va di pari passo in tutti i paesi, tra virgolette, avanzati. C'è anche in Africa, intendiamoci, però siamo molto indietro. Ecco, quindi questo dà l'esempio di come tante volte quando si pensa a questi schieramenti, no? Per esempio, appunto, che insomma certe forze sono a destra, quell'altre forze sono a est, quell'altre forze sono a ovest. Quando si parla di alcune cose che riguardano il programma che si chiama Nuovo Ordine Mondiale, sono tutti d'accordo, lavorano tutti di pari passo, a braccetto sulla stessa agenda. So che vi do una notizia, però purtroppo io leggo le cose No, come questo è vero, lo sapevo anch'io, mi ero informata e cioè, ero arrivata alla stessa conclusione, che sono tutti d'accordo, in un modo o nell'altro, reagiscono in modo diverso, ma lo scopo è identico. pensate al discorso dei BRICS, no? Che poi ora si stanno allargando, ma certamente. Ci sono tante aziende che, scusatemi, sì, poi sono aziende le società, le nazioni, però diciamo le nazioni, tanti stati che si sono scocciati, no? Con questo dollaro, tutte le parti, tutte le transazioni, fare in dollaro, eccetera, eccetera. Benissimo. E allora cercano soluzioni alternative. Questa è anche una cosa logica e normale, che ci sono sempre delle evoluzioni, no? Poi delle evoluzioni, cicli storici, oggi si usa un sistema, domani se ne usa un altro. Un sistema prima veniva dall'America, adesso viene studiato un software, adesso viene studiato in India. Cioè, ci sono sempre delle situazioni di questo tipo. Però l'agenda di fondo è la stessa. Faccio un'osservazione, mi viene da ridere. Ho visto ultimamente un video dell'amico Cecchi, so che non c'entra niente, forse ne parlerò sabato se mi ricordo. Andrea Cecchi è uno dei pochissimi, diciamo così, esperti dei quali ho una certa reputazione, una certa stima, esperto dell'oro, no? Ha fatto il suo intervento in questo video, hanno fatto l'intervento su Border Knights con quell'altro signore che lavora con lui, benissimo, sono intervento, hanno fatto un'analisi classica, tipica di quello che farebbe lo storico, che si occupa di queste cose. Dal punto di vista accademico. E quando si va ad analizzare l'oro, lui non ha mica fatto nessuno. Dice l'oro, da un lato dice che il dollaro crolla, e dall'altro si dimentica di dire che la valutazione era, è e sarà sempre in dollari. Quindi io trovo questo abbastanza un controsenso. Perché se crolla il dollaro, poi crolla anche l'oro. Cioè, è una cosa, si dice crolla il dollaro, poi sostituisce, con che cosa lo sostituisce? Con i rubli? Con i pound? Con l'euro? Ma scordatelo. Chi sa di simbologia, un mito di simbologia, chi ha studiato bene la trilogia, capisce bene che le banche centrali rappresentano dei simboli che portano in una città che è molto vicina a voi. C'è anche il famoso proverbio. E non portano certamente a Mosca, non portano a Pechino, non portano da nessuna parte. Quindi perché vi dico queste cose qui? Perché si può leggere la storia con tanti punti di vista e purtroppo pochissimi storici e accademici la leggono dal punto di vista simbolico. Benissimo, ho fatto una parentesi così. Brava, Carla. Avete per caso Franco? Se, Franco, mi senti?
Franco, mi senti? Ti sento più. Guarda un po' se riesci a prendere la linea. Già in passato Franco giustamente aveva fatto notare che anche per accedere al Sì, io ti computer. sento, ma a Sì. scatti perché ho la Allora te lo trasmissione dico che io, la via. Te lo connessione. dico. Allora ascoltami, ascolta bene quello che ti dico. Se poi vuoi dire delle cose in aggiunta o fare delle correzioni, ripeto quello che hai già detto te in passato. E che poi ho trovato successivamente anche su internet, no? A che parte. E cioè che anche lo stesso accesso a internet richiederà un QR, diciamo, valido. Perché dico valido? Perché QR può essere generato, sono tanti tipi di QR. Quello che dico io è QR collegata alle vaccinazioni, è chiaro, perché QR può essere di diversi tipi, può essere anche un QR commerciale, non c'entra niente, con quello non accedi da nessuna parte, o perlomeno ci puoi anche accedere, però quello che contano e che loro ci vogliono poi, insomma, che, no, che tutti si devono prendere, è il QR, quello della vaccinazione. Ricordo che per il momento è disponibile, c'ho la soluzione a questo problema, e chi è interessato può mettersi d'accordo, ne parliamo e come dico sempre io, prima lo fate meglio è, per due motivi. Primo, perché adesso questa soluzione è esistente e una volta che avete creato e generato il vostro QR rimane vostro per tutta la vita, sia che sia, insomma, sia che sia passato un anno, sia che sia passato 2 o 3 anni, non ci sono problemi. E poi perché automaticamente vi potete difendere sempre meglio. Uno può dire sì, io ho fatto questa cosa, l'ho fatta lì per lì e poi dopo è tutto decaduto, non ho più fatto richiami, non ho più fatto niente. Vi mettete in una condizione anche dal punto di vista giuridico di maggiore sicurezza, uscendo dall'elenco del libro nero a quello del libro dei cattivi, a quello del libro dei buoni. Allora, Franco è sparito qua. E quindi siamo rimasti in quattro, pazienza. E anche eccolo qua, Franco è arrivato, senti di parlare. Franco, mi senti? Mi senti, Franco? E niente, Franco non ce la fa. Franco, ti ho mandato comunque il link, oggi l'avrai letto, il vocale che mi ha mandato Stefano Todisco, e quindi se ne è già parlato, se ne riparlerà di nuovo. Devi assolutamente cambiare SIM e poi vedrai che dopo ti funziona tutto meglio. Allora, approfitto per dirvi però questa cosa. Con molta probabilità le difficoltà che sta avendo Franco con internet e con il telefono sono dovute a una ragione molto precisa. La regolamentazione e tutti coloro che verranno poi qua per vivere qua terranno la residenza. Uno ottiene la residenza, che deve fare? Deve fare 3 cose importanti. La residenza, aprire un conto in banca e fare l'iscrizione del proprio numero telefonico che gli è stata assegnata presso un ente che si chiama NIDA. Mentre a Dar es Salaam siamo riusciti, io sono riuscito per me a ottenere il NIDA 3 o 4 giorni, c'è sempre da ungere un pochettino, però in 2 o 3 giorni l'ho preso, finito, ho il mio NIDA. A Zanzibar, Franco abita a Zanzibar, ho detto a Doma, via, andiamo alla NIDA di Zanzibar, speriamo che tutto vada bene. Come dirla? siamo andati, credo, sono andato, è andato anch'io, 2 mesi fa, abbiamo iniziato tutta la procedura, purtroppo è molto più complicata, sono passati i soliti 2 o 3 mesi che concedono. E Franco è stato già fortunato se non gli hanno tagliato il numero, perché in linea di massima bloccano il numero quando praticamente si usa un numero che non è registrato, soprattutto per i residenti. Quindi ho suggerito a Franco di comprare un altro numero, un'altra SIM, utilizzare quella nuova e quando il processo con la NIDA sarà finito, riutilizzerà l'altra. Però almeno nel frattempo può utilizzare internet senza problemi. E può fare tutto senza difficoltà e quello probabilmente è la soluzione in questo momento. Vedete quante cose ci sono da sapere, no? Gabriele, sei sparito per un attimo. Hai per caso delle Sì, domande? sono
sparito perché ho ricevuto una telefonata da mia sorella e non devo rispondere, quindi non ho idea di cosa tu abbia detto. No, ho fatto appunto ho fatto un intervento riguardo al passaporto vaccinale, alla vaccinazione, diciamo, collegata perché Google appunto conferma che per ottenere il passaporto vaccinale ci vuole la vaccinazione anti-Covid e questa sapete che è disponibile per il momento. E poi ho fatto anche una considerazione su un'informazione che ho trovato sul sito ufficiale russo della salute russo per l'attivazione del QR. Fatto notare che il processo di digitalizzazione va avanti un po' in tutti i paesi, no? Anche in un paese come Sì, quello russo, che c'è dovrebbe ancora essere, forse. capito? Vanno tutti avanti tranquilli, hanno la stessa agenda, ecco, questo che ho fatto Mi notare. dicevi che Putin sembra buono, ma in realtà vanno tutti nella stessa direzione. Chi sa un po' di simbologia, si studia un attimino anche la trilogia, poi guarda la bandiera russa e a meno che non sia proprio un completo ebete, dovrebbe capire che a suo modo è un po' la stessa famiglia. Via. Le due aquile che sono, arriva, ve lo spiego, le due aquile che sono il simbolo, no? Nello stemma, no? Del stemma araldico, diciamo così, della Russia. Sono anche il simbolo del 33° grado dei consigli supremi degli ordini massonici, in particolare del rito scozzese. Questo dice già tutto, perché sulla simbologia, come ho detto tante volte io, non ci sono inganni. Lo sapete perché non ci sono inganni? Perché di simbologia non sa niente nessuno ed è inutile che si ingannino perché è il loro linguaggio. Tanto non capisce niente nessuno di simbologia. Chi è che si occupa di simbologia in Italia? Chi è? Ora, io non sono nessuno, ma forse quello che ha scritto di più di simbologia, vedendola a 360 gradi, è il sottoscritto. Perché gli altri non osano nemmeno, perché sanno già che non lo pubblica nessuno il libro. Oppure vi dicono le solite stupidaggini che trovate su internet, che vi dicono tutti, della pentalfa, del complesso della squadra, sono questi simboli normali che si conoscono tutti e che ricordatevi che i simboli hanno sempre una doppia valenza, sempre una diciamo così positiva e l'altra meno positiva, però dovete andare lì a scoprirla perché il pavimento è fatto a scacchi, non è tutto nero o tutto bianco e la stessa cosa vale la simbologia, bello preciso. Allora, hai per caso domande, Gabriele? Se no, magari stasera, ecco, possiamo anche chiudere. Ah no, vi dico, no, vi voglio dire una cosa importante, un aggiornamento sui terreni e poi dopo magari. Hai domande? Se no, andiamo avanti. No, in questo momento no, avrei delle domande, ma di tipo, diciamo, economico-personale, quindi non le farei in diretta. Ah, va bene, ok, co come credi. Allora, vi dico un aggiornamento molto veloce della situazione. Allora, intanto sta andando avanti il processo del residence, no? Del piccolo, nel senso più piccolino, la terra è abbastanza piccolina, è 20 metri per 20 metri. Su questo terreno stiamo pensando di collocarci tre container e quindi sarà anche un piccolo residence ecologico, no? Perché cercherò di utilizzare il più possibile materiali di riciclo. Si tratterà di trovare, iniziamo con uno, con un container piccolino, di quelli da 20 piedi, che sono 6 metri per 2,80 circa, 2,60. E ci facciamo una stanzettina doppia, delle due letti singoli, un bagnettino e un cuscinotto, non ci sta nient'altro ovviamente, però diamo spazio fuori dove ci creiamo un bel patio davanti, perché ricordiamoci che queste sono zone calde, no? Chi è andato in giro sa che in queste zone, anche così di vacanza o comunque dove c'è caldo, si vive fuori. Si dorme in casa, ma si vive fuori. Quindi ho cercato di sfruttare al massimo questa cosa qui, il terreno a sufficienza, facciamo il primo
ci sarà quindi un patio, una zona di dietro in cui ci metto la doccia, il contenitore dell'acqua, un lavandino, cioè tutte quelle, un tipo lavanderia, la lavatrice, sia internamente che esternamente c'è l'attacco per la lavatrice asciugatrice. Insomma, verrà una cosa semplice ma carina. Tutta diciamo, come posso dire, il terreno sarà tutto protetto da un muro, no? Una specie di recinto, perché qui usa proprio delimitare la zona e quindi dobbiamo iniziare la costruzione del muro. E questo è un primo progetto, però io sono in contatto con un altro signore che vende un terreno da 25 per 26. Due amiche sono venute a trovarci recentemente, siamo andate a vederlo e una di loro è piuttosto interessata, e quindi speriamo che poi appunto possa procedere. Se non lo prende lei, magari lo prenderà qualche altro, però anche quello è un bellissimo terreno, anche quello sarà sfruttato in quella maniera. Dal calcolo che ho fatto io, addirittura lì ce ne potrebbero entrare, siccome è 25 per 26, però la superficie è più grande, no? Ci potrebbero entrare anche 5. Poi tenete presente che questi container possono essere anche doppi, cioè vengono studiati in maniera tale che se il container rimane singolo ci si mette un tettino e finisce lì. Se invece, per esempio, chi lo compra, perché questi saranno piccoli lotti in vendita, no? Lo vuole raddoppiare con una spesa molto contenuta, perché a quel punto è già fatto tutto il progetto, basta metterci sopra, comprare un altro container e mettercelo sopra. C'è anche la possibilità di raddoppiare la superficie, quindi ci viene anche due belle stanze di sopra, insomma, viene un oggettino anche pregevole. Perché ho fatto questa operazione? Per due ordini di motivi. La prima, perché qui non si trovano case in affitto, come Franco può confermare, perché tutte le cose che dico Franco le sa, che sa già. E quindi quando magari ho degli amici che devono venire dall'Italia, volete stare un mese o due, adesso non potete venire perché l'unica possibilità che avete è quella di andare in un resort o in un hotel e spendete un sacco di soldi. Mentre in quel caso vi possiamo affittare uno di questi container. È una sistemazione semplice ma più che dignitosa, perché poi l'ambiente sarà pulito, sarà mantenuto bene, ci sarà insomma tutto quello che serve per fare anche un po' di vacanza. E poi spenderete giusto, perché di nuovo anche lì, se andate in un resort e trovate anche qualcuno o una casa, magari no, qualcuno che così in genere gli affitti sono di 6 mesi, però trovate magari uno che vi fa vacanza con i soldi, capace vi chiede $1.000 per un mese, 1.000 magari no, ma 500-600 sicuramente sì. La seconda cosa è perché mi sono accorto che se uno vuole comprare qualcosa, come minimo deve spendere 50-60 mila dollari, come ha fatto Franco. In effetti non c'è ne nessuna possibilità di comprare anche una cosa semplice da ristrutturare per una cifra contenuta dai 20 ai 25 mila dollari. Quindi si parla sempre di dollari qua. Quindi io sto cercando di fare questa operazione anche per dare la possibilità a coloro che hanno un budget piuttosto contenuto di comprarsi un piedi-a-terra che in qualsiasi momento possono utilizzare, no? Come tante persone dall'America, no? Vanno a passare le feste. Insomma, Costa Rica, in Messico, nella Dominica Republic, insomma, in tante zone fanno 6 mesi qui e 6 mesi di là. Ecco, quindi l'idea è questa: non è lontano dal mare, non è lontano da Stone Town, e per di più sono investimenti, perché lì qui si parla di zona residenziale in cui in questo momento non c'è nemmeno la strada, però. Come la storia ci insegna, a un certo punto prima o poi la strada sarà fatta, come succede sempre, no? Nelle zone residenziali. Tutta rilento, ma io penso almeno in 2 o 3 anni massimo la strada asfalto in tutta quella zona lì sarà fatta, per la semplice ragione che è già stata destinata a zona residenziale. E quindi anche la stessa città, lo stesso village ha interesse a farla, perché poi naturalmente la gente paga più tasse. Ci sono più servizi, anche loro fanno più soldi. E quindi risulterà un investimento, perché è chiaro che quello che vale 100 oggi, fra 2 o 3 anni, vale 130, se non 140. Volete un esempio? Il console onorario Stefano Todisco ha comprato un terreno, credo, 3 anni fa,
ci parlavo l'altro giorno, sono andato e dice: guarda, sto pensando di vendere il terreno perché se lo vendo adesso mi danno il doppio. E ho detto: aspetta, sto lavorando su un progetto, non lo vendere, se va tutto bene magari si fa anche lì. Ecco. E questa è un pochino l'idea. Primo discorso che vi volevo fare è questo. Proprio il giorno dopo, mi sembra, in cui sono partite le nostre amiche, perché la scorsa settimana ero là, no? Ho seguito queste amiche che sono venute lì. È venuta fuori, ho avuto un meeting con il mio avvocato, che è arrivata con la faccia tutta lunga dicendo: guarda, ma se c'è un problema così, di qua, di lì, su, di giù. Mi ha spiegato che sembra che vogliono cambiare la legge e sulle terre, restringendo un attimino l'accesso ai forestieri, cioè a chi compra dall'estero come noi. E lei era tutta preoccupata. Allora lì, naturalmente, io poi ho cominciato a fare tutta una serie di telefonate alle persone che conosco, eccetera, eccetera. E oggi questo signore, che è il costruttore di queste unità prefabbricate, diciamo, questo progetto di residence, mi ha telefonato e mi ha detto: no, guarda, quello che stanno pensando di fare è quello di non ci dovrebbero essere problemi per le zone residenziali, perché quelle tanto business non ce lo puoi fare, sono tutte zone residenziali. Quindi, per quello che riguarda te, non ti preoccupare, non ci dovrebbero essere problemi. Quello che stanno pensando di fare è di levare il title deed. E io ho detto: ma questa è una bella notizia, mi si è messo a ridere, perché in effetti Franco lo sa bene, questo title deed è questo benedetto certificato di proprietà. Che Franco, mi senti Franco? Insomma, Franco non mi sente, ve lo dico a voce alta, poi ne riparliamo anche con lui. In effetti non serve a Sì. niente. Ecco, Franco, in effetti sto benedetto certificato di proprietà non serve a niente, perché te non sei comunque proprietario della terra. È comunque un certificato. Aspetta, che ti si sente male, se no sente male. È comunque un contratto di affitto che in questo caso chi compra la terra, quindi l'ultimo che la compra, stipula con il governo. Quindi chi ha la proprietà vera, diciamo in origine, conta e non conta nulla, perché non conta niente, perché che la proprietà l'abbia Pinguallino o ce l'abbia il governo, a Massimo Guerrieri che compra la terra non interessa niente, basta che abbia l'usufrutto della terra e basta che paghi ovviamente delle tasse che dipendono dalla lunghezza del contratto. Essere 33 anni, 66 e 99, tanto per cambiare, sono tutti multipli di 33, pensateci bene, perché è scritto nel libro. E quindi paghi, si spera, fino adesso è stato così, delle cifre ragionevoli di tasse, puoi rinnovarlo a scadenza, noi saremo tutti morti, no? Anche se si fa un contratto di 33 anni, noi saremo tutti morti, quindi io non mi preoccupo assolutamente. Comunque, il contratto è rinnovabile per gli eredi, grosso modo, alle stesse condizioni, e quindi ci sarà completamente completo usufrutto finché questo benedetto terreno non può essere venduto a qualcun altro. Capite? Quindi tutto questo problema anche sul title deed sparisce, perché è talmente ingolfato quell'ufficio lì che hanno capito, qui devo dire intelligentemente, hanno piuttosto che rinnovare l'ufficio, no? Modernizzare l'ufficio che rilascia il title deed, fanno prima a chiuderlo, lo chiudono e non serve più a niente. Ecco, quindi cerchiamo di essere positivi. La preoccupazione iniziale era quella che facessero a Zanzibar quello che hanno fatto in Tanzania, per cui un forestiero per poter comprare un terreno deve preventivamente costituire una società con un tanzaniano che è il socio di maggioranza, per legge deve avere il 70%. E l'italiano è il 30, e voi capite che il rapporto comincia subito a sbilanciare. Queste sono leggi fatte, scusatemi la franchezza, a testa di cazzo. Proprio un imbecille può fare una legge così. Non dimentichiamoci che la Tanzania originariamente era un paese comunista, eh? E quindi questi sono purtroppo gli strascichi che questa cosa ha lasciato.
Comunque, speriamo che non succeda niente e che si possa continuare a lavorare tranquillamente. L'intervento direi che può finire qui. C'è nessuno che ha delle domande? Franco, se ce la fai vuoi dire qualche cosa, prova, dai. Franco? Franco? Niente, via, Franco non ci sente, c'è niente da fare. Pazienza. Non riesco, la connessione va bene, potete... non... Niente, te sei nelle condizioni in cui ero prima. Ora è toccata a me, adesso tocca a te. Via, pazienza, non ti preoccupare. Fai quello che ti ho detto, di cui si è parlato, vedrai che risolvi tutto. Avete domande? Renata, non ti ho più sentita, io ti aspetto, eh. Ma io sono qua, insomma, magari ci parliamo privatamente. Vabbè, 2 giorni fa ho avuto questo intervento all'occhio e niente, devo decidermi, Va bene, devo tanto devi decidermi. recuperare, andiamo sicuramente a A settembre. ottobre, novembre, ti dico subito, io sono tutto occupato fino a agosto, a prima della settimana di settembre, un'altra cliente, non credo che prenderò nessuno fino a ottobre, ottobre, novembre, dicembre, chi? E Va prenderò benissimo. un cliente solo al mese perché ho paura di mettere troppa carne al fuoco, lo dico Ma subito. Quindi. va benissimo, ma ci sentiamo privatamente. Va bene, benissimo. Ok, sì, certo, è chiaro che ci dobbiamo sentire privatamente. Cristoforo e Duilio, buonasera. Purtroppo siamo in chiusura. Io vi invito a riascoltare la registrazione, per fortuna dovrebbe essere finalmente di buona qualità. Se ve la volete riascoltare, la carico sul canale appena posso. E magari eccoci, sentiamo la prossima settimana. Adesso andiamo a fare il tifo per la Fiorentina, dai. Tra poco inizia la partita. Forza Viola. Avete per caso una domanda al volo veloce? Cristoforo Duilio, prego. No, nessuna domanda, grazie. Prego, Cristoforo. Duilio, senti? Sì, ti sento bene. Ciao a tutti. Ho Ciao. finito adesso di lavorare. Ciao, ho finito adesso di lavorare. Sono collegata solo adesso, poi ti ascolto volentieri, eh. Benissimo, allora io saluto tutti, buona serata e ci sentiamo per l'appuntamento con loro sabato alle 9, come al solito, e se no la prossima settimana alla stessa ora. Buonanotte a tutti, grazie, ciao. Grazie, Ciao, buonanotte. grazie. Grazie. Ciao Eric, grazie, ciao.